Ciao a tutti, rieccoci qui come ogni giorno alle ore 13.30 per parlare insieme di Fantacalcio. Quest'oggi, come avete già visto dalla copertina e come vi avevo anticipato nel video di ieri, parleremo di una di quelle strategie a sorpresa, strategie un po' più estreme, diciamo, che possiamo attuare in sede di asta del Fantacalcio. Ovviamente sapete che la regola generale è quella che vale la maggior parte delle volte, che soprattutto in leghe molto numerose, diciamo dai 10 partecipanti in su, solitamente è meglio fare una squadra abbastanza equilibrata in tutti i reparti, quindi un buon portiere, una buona difesa, un buon centrocampo, un buon attacco, però questo non vieta che possono anche essere messe in atto delle strategie un po' alternative, che soprattutto in leghe dove ormai ci conosciamo tutti, dove tutti i partecipanti più o meno sanno come fanno l'asta gli altri, potrebbe essere un'arma vincente da utilizzare appunto come effetto sorpresa. Ovviamente, però, come tutte le strategie estreme, o le facciamo nel migliore dei modi, oppure alla fine possono ritorcersi contro di noi. Quindi oggi parleremo della strategia del doppio bomber. Vedremo se è fattibile, se vale la pena farla e se vale la pena farla, come farla nel migliore dei modi. Prima di continuare, però, mi raccomando, come sempre, vi chiedo di iscrivervi qui sotto al canale. È gratis, non serve un account YouTube, non serve essere iscritti a YouTube, basta avere un account Google e se cliccate qui sotto mi avrete fatto un grandissimo favore. Detto questo, andiamo un po' a vedere questa strategia del doppio bomber. Allora, doppio bomber che cosa vuol dire? Vuol dire, è possibile prendere ad esempio all'asta del prossimo Fantacalcio Lukaku e Immobile? Dico Lukaku Immobile perché secondo me già Lukaku e Ibrahimovic non è proprio un doppio bomber, nel senso che Ibra sicuramente potrebbe essere un ottimo bomber, però dalla sua c'ha quella carta d'identità che dice ormai quasi 40 anni, quindi insomma qualche riservo potremmo avercelo. Non dico CR7 perché qualora dovesse rimanere alla Juve comunque secondo me sarà sempre più pagato in sede di Fantacalcio e quindi proviamo a fare un esempio su Lukaku e Immobile. Allora, io vi dico che l'anno scorso, su 300 crediti, mediamente Lukaku e Immobile sono stati pagati nelle mie leghe dagli 85 ai 95 crediti. Quindi diciamo che arrotondando circa 180 crediti su 300 per averli entrambi. Calcolando che sicuramente una terza punta da poco, ma comunque la dobbiamo prendere sui 10, dobbiamo completare il reparto. Diciamo che in linea di massima per fare un attacco col doppio bomber, almeno 190, massimo 200 crediti su 300 li dobbiamo spendere. Ora, se noi spendiamo circa il 65% del nostro budget in attacco, vuol dire che ci resta un 35% del budget con cui dobbiamo fare portiere, difesa e centrocampo. È fattibile? Vediamo. Allora, secondo me, per quanto riguarda il portiere, dobbiamo spendere comunque almeno un 10%, cioè su 300 crediti almeno un 30 dobbiamo spenderli, perché è inutile avere il doppio bomber se poi ogni domenica abbiamo un portiere che prende 2-3 gol. È come avere poi alla fine solo un bomber. Quindi o prendiamo un semi-top, tipo, non so, un Gollini dell'Atalanta, piuttosto che un Dragoschi della Fiorentina, piuttosto che un Cragno del Cagliari o un Musso dell'Udinese, oppure prendiamo due portieri possibilmente tra questi, o al massimo uno di questi e uno un po' meno forte, e li incrociamo a seconda della griglia portieri. Apro e chiudo parentesi. La griglia portieri quest'anno sarà importante, ma occhio a tenerne tanto conto, perché comunque con gli stadi chiusi, verosimilmente avremo gli stadi chiusi almeno fino a dicembre. La griglia portieri conta, ma più che altro conta vedere con chi gioca contro quella squadra lì, non tanto se è in casa o fuori casa, perché il fattore casa lo abbiamo visto anche nel finale dello scorso campionato, con gli stadi chiusi, partite porte chiuse, conta molto meno. Quindi griglia portieri, ok. Teniamone conto, soprattutto quando giocano con le big e le squadre di metà classifica, però sul discorso fuori casa, in casa, prendiamolo un attimo meno, diciamo, in maniera meno importante degli anni precedenti. Poi, se noi abbiamo speso un 10% in porta e vogliamo arrivare all'attacco con almeno un 65% del budget, vuol dire che ci restano 25% circa, del nostro budget da spendere difesa e centrocampo. Quindi diciamo che, ipotizzando 300 crediti, abbiamo 75 crediti circa. Come facciamo a spendere? Beh, in difesa dobbiamo veramente stare cortissimi. Al massimo 30 crediti, non di più.
dobbiamo prendere quei 2-3 difensori un po' di più, tipo 8 crediti, 7 crediti, non di più, e poi completare il reparto con titolari low cost. Saremo molto stretti, giocheremo sempre con il 3-4-3 o col 3-5-2, se proprio poi ne abbiamo bisogno, giocheremo anche a 4 dietro, però diciamo che in difesa dobbiamo stare veramente corti. E a centrocampo abbiamo circa 45-50 crediti da spendere. Qua sta un po' a voi la scelta. Potremmo spendere un quasi big sui 30 crediti e poi completare il reparto con giocatori low cost, oppure fare un reparto un po' più equilibrato, magari prendendo 3 giocatori sui 12-15 crediti, cercando di beccare quei giocatori che possono fare almeno quei 4-5-6 gol a campionato, e poi magari puntiamo su qualche o titolare low cost o qualche scommessa. Ad esempio, faccio un esempio: l'asta scorsa, se beccavamo la sorpresa Mancosi piuttosto che Malinowski o Kulusevski, con pochi crediti ci portavamo a casa 5, 6, 7, 8, 9, 10 gol. Quindi sicuramente potrebbe essere una strategia vincente questa. Come comporre l'attacco? Beh, abbiamo due big, ok? Abbiamo una terza punta che ci deve garantire almeno possibilmente una decina di gol, e poi gli altri tre, secondo me, dovrebbero essere una scommessa a un credito, massimo due, una delle riserve nelle squadre dei big. Ipotesi, non so, prendo Lukaku, mi vado a prendere, non so, mettiamo che Pinamonti va all'Inter come quarta punta, prendo Pinamonti, così quelle 3, 4, 5 partite dove non giocherà Lukaku ho la sua riserva. Oppure, quando mi ricordo ai tempi che Caicedo faceva la riserva di Immobile e non giocava quasi mai, prendo Immobile, mi prendo Caicedo. Adesso, ad esempio, Caicedo l'anno scorso l'avete pagato un po' di più perché ormai si sapeva che spesso Inzaghi giocava anche a volte con le due punte. Ecco, farei una strategia di questo tipo. Vediamo un po' i vantaggi e gli svantaggi di una strategia così estrema come quella del doppio bomber. Beh, partiamo dai vantaggi. Intanto avrete sicuramente pochi gol lasciati in panchina, perché comunque i titolari, bene o male, saranno sempre gli stessi che andate a mettere. Soprattutto in attacco metterete sempre due big e la terza punta che avete pagato quei 10-15 crediti. Centrocampo non avrete fatto spese folli, quindi più o meno avrete i vostri 3-4 centrocampisti un po' più buoni, gli altri dovranno semplicemente garantirvi di non giocare mai in 10, e anche in difesa avrete quei 3-4 difensori un po' più buoni e poi le riserve. Quindi è difficile che al venerdì sarete lì a domandarvi chi metto e chi non metto. Avrete i vostri 13-14 titolari e poi le vostre riserve che giocano, ma che comunque sono di un livello inferiore, quindi pochi gol in panchina. Altro vantaggio è che un tipo di strategia di questo tipo è abbastanza flessibile come moduli, perché infatti potete giocare col 4-3-3 se avete speso un po' più in difesa e un po' meno a centrocampo, potete giocare col 3-5-2 se la terza punta magari poi non fa così bene come vi aspettavate, potete giocare col 3-4-3, col 4-4-2, insomma, è una strategia che vi lascia abbastanza flessibilità in termini di modulo. E poi il grosso vantaggio è che, a meno di infortuni, toccate ferro ovviamente, almeno 70 gol in rosa attiva, cioè 70 gol di giocatori che schierate, li avete, perché i due big comunque. Magari uno fa 20 gol, l'altro ne fa 30, magari ne fanno tutti e due 25, magari uno ne fa 28 e l'altro 22, ma comunque mediamente 50 gol li avete. La terza punta, se l'avete presa più o meno bene, quegli 8-10 gol ve li fa. Poi avete comunque un centrocampo che, per quanto avete fatto low cost, almeno una quindicina di gol ce li avete, perché comunque saranno tutti giocatori da 3, 4, 5 gol. E in difesa, non, facciamo anche che non vi fa gol nessuno, se avete preso un portiere che non subisce troppo, una settantina di gol attivi, che non sono pochi in una lega, soprattutto da 10 in su, li avete. Poi andiamo a vedere però un po' gli svantaggi. Beh, sicuramente è che siete praticamente quasi totalmente dipendenti dai due big davanti. Se uno dei due dovesse malauguratamente infortunarsi, è finita. È finita, perché a quel punto lì vi trovate una squadra totalmente squilibrata, e quindi non avete, diciamo, fatto una strategia che diversificava il rischio, che frazionava il rischio. Avete il rischio concentrato per i due terzi, perché avete speso praticamente 200 su 300 crediti. Quindi quasi il 70% del vostro budget è su quei due attaccanti più la terza punta. È ovvio che se uno dei due big si rompe, o anche se sta fuori per dire 40 giorni, è finita. Cioè, non potete giocarvi la vittoria. Quindi questo è il primo grosso difetto di questa strategia. L'altro grosso svantaggio è che o scegliete bene
i comprimari, cioè gli altri 9, oppure anche qui è un grosso problema. Cioè, quei centrocampisti che andate a pagare 10, 12, quei difensori che andate a pagare 6, 7, 8, se li scegliete bene, allora avete fatto bingo. Avete una squadra competitivissima perché siete riusciti a trovare giocatori sia in difesa che soprattutto a centrocampo, magari pagandoli pochissimo, tipo, non so, Malinowski pagato 7, 8, che poi vi ha reso come un centrocampista pagato 25, 30. Viceversa, in difesa magari avete preso, non so, il Toloi piuttosto che il Palomino pagato 6, 7, che vi fa lo stesso rendimento di un difensore pagato 18 o 20. Ma è anche vero che se quei centrocampisti difensori che avete pagato queste cifre qui, anziché prendere, non so, Malinowski, avete preso un Cristante piuttosto che un altro giocatore che ha fatto molto male quest'anno, ecco lì che questa strategia è troppo dipendente dai due big. E se tutti gli altri fanno male e quei due big vi fanno anche 50-55 gol, a meno che non abbiate un calendario molto favorevole, che poi, come sappiamo, soprattutto in leghe molto numerose, è decisivo, allora difficilmente potrete giocarvi la vittoria. E ovviamente, l'altro, non dico svantaggio, ma l'altro punto cardine di questa strategia è che dovete azzeccare le scommesse, come vi dicevo prima, quindi ne fate due o tre, almeno un paio le dovete prendere. E poi, secondo me, quello che vi farà vincere o non vi farà vincere, o comunque che vi farà giocare la vittoria o meno, è la scelta della terza punta. La scelta della terza punta è fondamentale. Voi con 10-15 crediti potenzialmente potreste prendere un giocatore che vi fa 15-18 gol o un giocatore che magari in tutto l'anno vi fa 2 gol. Sarà veramente quella chiave di svolta, diciamo, che vi farà passare da magari un quarto o quinto posto o veramente a una vittoria. Perché magari, facciamo l'esempio di quest'anno, come terza punta vi andate a prendere, non so, João Pedro pagato 15, che è successo in tante aste, e João Pedro vi fa 18 gol. Magari con gli stessi crediti vi andate a prendere, non so, un Milik. Anzi, difficile perché Milik è stato pagato di più, ma non so, vi andate a prendere un Sanabria, piuttosto che non so, altri attaccanti che potevate pagare così poco, ecco, non so, tipo uno Kaká, non so, giocatori di questo tipo che poi vi rendono molto meno di quello che ha fatto João Pedro. Quindi sicuramente la scelta della terza punta è una scelta molto difficile. Ecco, ad esempio, io prendo qui ora la mia lega dell'anno scorso, attaccanti pagati meno di 20, ve ne dico 3 o 4 e vediamo quanta differenza c'è stata. Ad esempio, Berardi pagato 15 su 300, e beh, Berardi ha fatto molto bene, ma ad esempio, Lozano pagato 24 ha fatto molto male. Penso a Gervinho che non ha fatto così bene. Insomma, come vedete, in questa fascia di prezzo, che sono poi quegli attaccanti che soprattutto vengono comprati a fine asta, quando ormai tutti i partecipanti hanno più o meno già preso i loro big e stanno finendo i crediti. Ecco, in questo grosso calderone c'è chi farà magari 15-18 gol, ma ce ne sono anche tanti che ne fanno 6 o 7. Quindi la scelta della terza punta, se seguite la strategia del doppio bomber, è una strategia veramente, cioè è una scelta veramente importante. Quindi, cosa possiamo dire? La strategia del doppio bomber ne vale la pena? Allora, secondo me, se siete in una lega molto competitiva, dai 10 partecipanti in su, è una strategia molto, molto rischiosa. Vi deve andare bene tutto per vincere con questa strategia. Se invece già siete meno 8, ad esempio, in una lega, la potete fare, secondo me, abbastanza tranquillamente. Nel senso che comunque, se ve ne intendete, trovare giocatori a centrocampo in difesa, pagandoli poco, che facciano molto bene, in 8 è abbastanza fattibile. Vi prendete un bel portiere e a quel punto lì potete prendere i due attaccanti forti e completare anche il reparto in modo ottimale in attacco. Dovete ovviamente studiare bene l'asta, leggere bene l'asta, comprare soprattutto in difesa a centrocampo quando la curva dei prezzi sta scendendo, cogliere le occasioni che comunque sono sempre dietro l'angolo, non farvi sfuggire nessun colpo low cost, e poi a quel punto lì, arrivati in attacco, sarete più ricchi e potrete prendervi il vostro doppio bomber. Quindi molto, secondo me, dipende anche dal numero di partecipanti nella vostra lega. Se decidete di farla, cercate di seguire più o meno questa suddivisione del budget che vi ho dato.
Io non ho altro da aggiungervi, vi dico già, come anticipato ieri, che domani parleremo del Crotone di Stroppa. Andremo un po' a vedere su chi conviene puntare al fantacalcio, più che altro in termini di ruolo. Non farò tanti nomi, ne farò giusto un paio, perché ovviamente ci sono ancora tanti giorni di calciomercato davanti. Io vi saluto, vi ringrazio e mi raccomando, se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale. Grazie a tutti, a domani, come sempre, ore 13:30. Ciao!